Here we go. Okay. Okay, so I'd just like to introduce you, Franco. Thank you so much for taking part in this unique congress. Cliff, ti ringrazio molto Franco di essere presente a questo congresso. Okay, that's all. Yeah, è Okay. tutto. Over to you. Bene, lascia la parola a Franco. Grazie a Cliff e a tutto il suo staff per avermi invitato a partecipare a questo evento e grazie a tutti voi che mi state ascoltando. Thank you to Cliff and all his staff inviting me to this event, and thank you to everyone who is listening. Parlerò di alcune cose molto semplici che forse per alcuni di voi sono già note. I will talk about some simple things that maybe for most of you are already known. Essenzialmente parlerò del contatto manuale e di questi aspetti di muovere, nutrire e trasformare all'interno del contatto manuale. I will essentially talk about hand contact and of the three aspects which are fundamental and that are nourishment, movement and transformation. E poi accennò a questa idea del corpo come un'antenna. And then I will talk about the body as an antenna. E come terzo aspetto, la mano come strumento abile, come strumento che può utilizzare questa energia che raccogliamo con l'antenna. And then the third thing, we will talk about the hand, which is an instrument we can use once we have collected the energy with the antenna. Iniziamo dal primo aspetto, dall'aspetto di nutrito. Ma è il termine cinese per indicare questo tipo di qualità di contatto. So we will start with the nourishment, with the first aspect, and ma in Chinese is the word for this kind of contact. Ma, che è anche uno dei termini usati per una delle tecniche del Tuina, è l'aspetto più semplice del contatto, del trattamento manuale. So ma is one of the simplest aspects of the hand contact, which is a word also used in Tuina. Ma è anche il suono che in moltissime culture si usa per indicare in maniera colloquiale la madre, la mamma. And also ma is the sound that for many cultures indicates the mother. E quindi nel concetto di madre, c'è l'idea del nutrimento. And so in the idea of mother is also the concept of nourishment. Questo è il primo aspetto della qualità del nostro contatto, della nostra pressione, la capacità di nutrimento e di accoglimento, di accoglienza. So this is the first aspect in the contact we are going to make, which is the being able to nourish and to welcome. E vedremo come questo è legato a come noi posizioniamo la nostra mano. And this is very related on how we place our hand. Ma nutrimento è legato alla nostra mano che accoglie. Se voi provate a mettervi in piedi, lasciando andare le vostre mani sui fianchi, potete So notare. ma is related to the capacity we have to welcome. If you can stand and let just the hand by the Hang, sides. possiamo notare che la mano rimane aperta in questo modo, rimane così stesa, ma è leggermente arrotondata. So the hand will not be completely extended, but will be a little bit closed. E questo è proprio l'aspetto di accoglienza e di nutrimento della mano. And this is the aspect of welcoming, the nourishing of the hand. E questo è anche l'aspetto, vogliamo usare un termine più tecnico, in della mano. And also, if we want to use a more technical word, this is the yin aspect of the hand. Una modalità in cui non facciamo molto, ma andiamo in uno stato di accettazione, di accoglienza. It is a modality in which we do not do much, but we stay
in waiting and welcoming. Prima è stato menzionato il maestro Shizutsu Matsunaga, che delle sue tecniche, ad esempio, hanno una mano che sta ferma. And we have spoken about Mr. Master Matsunaga, and in his examples, he was showing a hand which was staying still. Quindi questo è il senso del primo aspetto del nostro contatto. Il secondo aspetto, next slide, il secondo aspetto è quello di Qixing, di muovere. And the second aspect we will talk about is Qing, the movement. Esatto, che è l'aspetto, se quello era più Yin, questo è l'aspetto più Yang. This is a more Yang aspect. Nel momento in cui noi siamo in contatto con la persona e abbiamo accolto la persona, when we have the contact with the person and we have welcomed the person, qualcosa si muove. Something is beginning to move. Può essere qualcosa che si muove nella persona, sotto le nostre mani. Could be something that moves inside the person, under our hands. O può essere noi che sentiamo di dover muovere le nostre mani in un qualche modo. Or maybe it's something that we feel we must move somehow. E nell'idea di movimento, nell'idea dello yang, c'è anche l'idea di una direzione, di avere un'intenzione. And in the yang idea of movement, there is also the idea of direction. Voglio portare l'energia là. Voglio liberare questa zona. I want to bring the energy in that point. I want to free this zone. Qui è dove le dita della mano e il modo in cui lavoro con le dita della mano, lo shiatsu principalmente il pollice, assumono un ruolo importante. And here is where the fingers and how I move them, they have an important role now. Cosa voglio fare col mio pollice? What I want to do with my thumb, for instance. Voglio andare molto in profondità? Do I want to go very deep? Voglio stare in superficie? Or do I want to stay on the surface? Vedremo un pochino la differenziazione di questi aspetti. Okay. We will see the different aspects of this. Nel momento in cui abbiamo questi due primi aspetti, accogliere e muovere, o nutrire e muovere, ecco che nasce il terzo. And once we have faced those two faces, to welcome and to move, there comes the third aspect. Che è qualcosa che accade, non qualcosa che noi facciamo. It is not something that we do, but it's something that happens. E questo è quello definito come trasformare. Qua, qualcosa cambia. And this is something that changes, transformation, qua. Sono andato in una zona della persona che è dura, che è tesa, che è contratta. I'm finding a zone where it is obstructed, it is hurting, it is blocked. Accolgo, accetto questa cosa. And first I welcome this, what I find. Cerco di muovere questa situazione di blocco. I try to move this blocked situation. Ed ecco che qualcosa cambia, si trasforma. And then something changes. Sentiamo qualcosa che cambia sotto le nostre mani. Something changes and we feel it under our hands. O la persona sente che qualcosa sta cambiando. Or maybe the receiver feels that something is changing. Il termine cinese hua, per cambiare, è anche lo stesso radicale di fiorire. The Chinese word hua, that means transformation, it's also the same radical as flower, fiorire, blossoming, fiorire, okay? Blossoming. Quindi c'è quella di far fiorire qualcosa sotto le nostre mani, di consentire a qualcosa di fiorire sotto le nostre mani.
The idea is to make something, to feel something flourishing under our hands. Quindi questo è il primo aspetto, diciamo così, teorico, ma che diventa pratico, di ascolto di quello che facciamo con le nostre mani. So this is a theoretical aspect, but it becomes practical because we feel it under our hands. E possiamo chiedere, mentre stiamo facendo il nostro shiatsu, cosa sto privilegiando, sto dando più importanza. And we can ask it to ourselves when we do our shiatsu, what are we doing? Where are we putting our attention to? More, esatto. Sull'accogliere. Or if we are giving the attention to the welcoming aspect. Sul muovere. Or on the moving aspect. O diventare testimoni di qualcosa che cambia. Or becoming witnesses of something that is changing. Ok, quindi questo è il primo aspetto che volevo brevemente accennare e che può diventare qualcosa che poi usate nella vostra pratica o state attenti nella vostra pratica. And so this is an aspect to which I wanted to bring the attention that maybe you can use in your practice and bring the attention while you're practicing. Questo aspetto a cui volevo parlare, quindi next slide, è questa idea del corpo come antenna. The next aspect I wanted to talk about is the body becoming an antenna. Questa idea che il corpo da un lato si radica nella terra e l'altro si connette con il cielo. On one side the body is grounded on the floor and on the other side is connected to the heaven. Questa idea di nuovo dello yin, dello yang, del cielo e della terra. The idea of yin and yang, earth and heaven. E noi raccogliamo energia dal cielo e raccogliamo energia della terra. And we take energy from the heaven and from earth. E queste due energie si incontrano nel nostro centro, nel nostro petto. And those two energies meet in our center, in our breast. Qui ci possiamo aprire verso il mondo. And so we can open up towards the world. Okay. E qui volevo invitarvi, per non parlare sempre troppo, di fare un piccolo lavoro pratico, se siete disponibili, molto semplice, che per alcuni di voi magari sarà già noto. To invite you to do a little practical work. Maybe some of you already know it. Semplicemente, se io sto seduto, perché così mi si meglio, ma se voi vi mettete in piedi. So I'm going to sit down, but you can stand up. Ok. Ovviamente qualcosa che si può fare anche stando nelle tipiche posizioni dello shiatsu. But it's something that you can do also in the typical shiatsu positions. Ma per il momento lo facciamo da in piedi. And now we are going to do that standing. E la prima cosa che vi chiedo di fare è di stare in piedi con i piedi alla larghezza delle spalle, più o meno. So, standing with the feet at the width of more or less the shoulders. Esatto. Le ginocchia leggermente piegate, appena appena. And the knees slightly bent. Esatto. E le ginocchia leggermente piegate consentono di sentirci radicati nella terra. So the bended knees help us to feel grounded on the earth. Questa è la posizione tipica che possiamo vedere, bravissimo Clifford ad assumerla. So Cliff is very rooted now, is very good in this position. Ed è la tipica posizione del bambino piccolo. Quando i bambini sono piccoli si muovono così. It's the typical position that would take a little a child. When we have little children, they move this way. Non stanno tutti dritti, sono morbidi così. No? They are very smooth. E loro sono molto grounded, molto radicati. And children are very grounded. Quindi sentiamo questa posizione, se vogliamo chiudiamo anche un attimo gli occhi.
So we feel this position. If we want, we can close our eyes. E iniziamo sentendo radicamento. So we start by feeling the ground. Sì, il peso del nostro corpo. We feel the weight of our body. Stiamo facendo shiatsu all'intera terra. We are doing shiatsu to the entire earth. Perché stiamo facendo una pressione. E come, come nello shiatsu c'è una risposta alla nostra pressione. And just like in shiatsu we feel an answer to our pressure. Noi ci lasciamo andare col peso. We let ourselves go with our weight. E la terra risponde sostenendoci. And the earth replies by supporting us. Okay. E quindi l'energia della terra può iniziare a salire dentro di noi. Possiamo sentirla salire dalla pianta dei piedi. And in this position we can feel the energy of the earth coming up in us from the sole of the feet. E questa energia è un'energia che è della terra. And this is the energy of the earth. La terra come i cinque movimenti. Earth like the five movements, like in ma the five anche movements. L'energia dell'acqua, perché terra c'è l'acqua. But also the energy of the water. Ma anche l'energia del fuoco, perché in fondo, in profondità nella terra, c'è anche il calore. But we have also the energy of the fire, because down inside, deep in the earth, we have the warmth, the heat of the fire. L'acqua genera la vita. L'acqua genera la vita. Water generates life. Water generates wood. Ok. E quindi dalla pianta dei piedi sentiamo salire lungo le gambe e probabilmente lungo tutto il nostro tronco, lungo la colonna. So from the sole of our feet we can feel the energy coming up to in our legs and also in our tronco. E salire lungo tutta la colonna fino a raggiungere la sommità della testa. It comes up from the spine up to the upper part of our head. Alla sommità della testa c'è un punto comune a diverse tradizioni. The point at the upper part of the head, the top of the head, it's a point which is common to several traditions. In cinese si chiama Pawe, cento riunioni. In Chinese it's called 100 reunions. Mm-hmm. E nella tradizione indiana è il loto dei mille petali, loto flower. In the Indian tradition, it is the lotus of 1,000 petals. L'idea di tutto si raccoglie lì per connetterci con il cielo. The idea is everything is gathering there to connect us with the heaven. E in questo sentiamo da un lato il radicamento della terra, dall'altro la connessione con il cielo. So on one side we feel the ground between the earth, and on the other side we feel the connection with the heaven. E al centro abbiamo il petto. And in the middle we have the breast. Dove queste energie si incontrano, dove il chi, il chi si riunisce. Where the key is gathering. E da qui si può estendere verso fuori, attraverso le spalle, attraverso le braccia, attraverso le nostre mani. And from there we can, it can go outwards with the shoulders, by our arms or our hands. Okay. Rimaniamo magari un minuto quasi in silenzio sentendo queste tre caratteristiche che ho descritto. We can stay a little minute in silence just to feel these characteristics I have just described. Il radicamento nella terra, the grounding in the earth, la connessione con il cielo, the connection to heaven, l'aprirsi del nostro cuore verso le mani, verso il mondo, the opening of our heart towards the hands, towards the world.
Ok. Non lo farei lungo perché abbiamo tante cose da vedere, questo è un piccolo lavoro, che naturalmente può essere fatto anche nelle posizioni dello shiatsu. And this little work we have done can also be done in the positions of shiatsu. Nella in seiza o in altre parti. In seiza or other positions. E qualunque posizione curare questo aspetto del radicamento nella terra. In any position we take, it is important to pay attention to this aspect of grounding to the earth. Ma anche di connessione con il cielo. But also the aspect of connection to the heaven. E di mantenere aperta la zona del nostro petto. And to let the zone of the breast be open. Ok. Questo è il secondo aspetto che abbiamo adesso qui. Radicamento, connessione al cielo, apertura verso il mondo. So this is the second aspect we have described. The rooting to the earth, the connection to heaven, and the opening towards the world. E qui, se andiamo alla diapositiva successiva, next slide. Next slide. Abbiamo l'aspetto più tecnico delle braccia come strumento per connetterci col mondo. And here we have a more technical aspect, that is the arms that are the connection towards the world, the movements towards the world. E se vogliamo analiticamente possiamo considerare queste tre azioni, la spalla, il gomito e il polso. And we can consider the three joints, which are the shoulder, the elbow and the wrist. Ognuna con un impatto diverso. Each has a different importance. La spalla è la connessione fra il nostro tronco, su cui abbiamo lavorato prima, con le braccia. The shoulder is the connection of our torso with the head and with the arm. Quindi sono molto importanti che le spalle siano rilassate, decongestionate, perché l'energia che abbiamo raccolto possa circolare. So it is important that our shoulders are completely relaxed so that the energy can circulate. Ok. I gomiti sono la giunzione, sono il collegamento fra la parte più prossimale e la parte più distale. So the elbows are the joint, the connection between the more inside part with the more external part. Ci aiutano a essere disposti a portar fuori nel mondo, a portar fuori nel mondo. They help us to bring out in the world. Mm-hmm. A volte le persone hanno problemi al gomito, non riescono a muovere i gomiti. Sometimes the persons have the problems of moving the elbows. Facilmente hanno problemi nel riuscire a mettersi in relazione con il mondo. And this means that easily they have problems in getting relationship with the world. E poi abbiamo il polso. And then we have the wrist. L'articolazione più sofisticata, più raffinata. The most sophisticated and refined a joint we have. Perché il polso ha infinite possibilità di movimento. Because the wrist has infinite possibilities of movement. E quindi il polso dirige di fino, di preciso quello che noi vogliamo fare con il nostro braccio. And so the wrist directs with precision what we want to do with our arm. Ok? E questa direzione si traduce nelle dita nostre mani. And this direction is defined in the fingers of our hand. E che veicolano la nostra intenzione, il nostro intento. The fingers that bring our intention out. Quello che abbiamo descritto, cosa voglio fare? Voglio accogliere e nutrire? What we have just described, so if we want to
welcome, to nourish, muovere, o to move. Voglio dare una direzione precisa. Do I want to give a precise direction? Voglio disperdere, far circolare, voglio raccogliere. Do I want to disperse, to let things circulate, or do I want to gather? Okay. E tutto questo quindi è rappresentato dalla mano. Slide, please. And all this is represented by the hand. Okay. E abbiamo già visto, c'è un palmo della mano e ci sono le dita della mano. There is a palm of the hand and the fingers. Okay. Il palmo è più l'aspetto in della mano, più l'aspetto di accoglienza, che ho scritto prima. So the palm is the aspect of welcoming, the aspect, the yin aspect. Però la mano può essere più aperta. Oh, but the hand can be open. O può essere più chiusa. Or more closed. Nello shiatsu, ad esempio, non si lavora di solito con la mano chiusa, come in altre tecniche, come nel tuo in. In shiatsu, for instance, we do not work with the closed hands, with the fist, like maybe it is used in other techniques, like with tuina. Però, ad esempio, c'è l'uso del gomito. But in shiatsu we have the use of the elbow. Che è qualcosa di simile. Which is something similar. E anche quando usiamo il gomito, la nostra mano può essere chiusa, può essere in parte aperta, può essere distesa. And also when we are using the elbow, our hand can be open, closed, or partially closed. Quindi la posizione della mano è importante, anche nello shiatsu abbiamo questa idea a volte di semplicemente stare in contatto avvolgente sulla persona. And so the position of the hand is very important in shiatsu. We sometimes have the intention of wanting to be around the person. Molti, ad esempio, molti stili shiatsu lavorano con l'uso delle due mani in contemporanea. Some styles use both hands at the same time. Una mano ferma e l'altra che si muove. One hand is held still and the other hand is moving. Come tengo la ferma? As I how I keep my hand still. Okay. Arrotondata, così. Or maybe a bit rounded. Piatta. Flat. O stretched, stesa. Or stretched, extended. Fa differenza su come lavoro, ok? And this makes a difference on how I work. E poi le simità. Ovviamente nello shiatsu si usa il pollice essenzialmente. And then the fingers. We essentially, in shiatsu, we essentially use the thumb. Il pollice è il manager di tutte quante le dita. Il the thumb is the manager of all fingers. È l'unico dito che può entrare in contatto con tutte le altre dita. It is the only finger that can come in contact with the other four fingers. Forse per questo nello shiatsu è così importante. And maybe it's for this reason that the thumb in shiatsu is so important. Tutte le altre dita vanno dal pollice. All other fingers go to the thumb. E quindi il pollice può trasmettere l'energia di tutte le altre dita. And so the thumb can bring the energy of all the other fingers. L'indice, in certi casi però, nello shiatsu si usano anche le altre dita, ad esempio su parti piccole, ad esempio sulla testa, o sul viso, no? And we can also use in shiatsu the other fingers, maybe in big, little parts of the body, just like the face, for instance. E sta a fare discorsi troppo complessi. L'indice e il medio, le due dita più forti. The index and the middle finger are the strongest fingers. In rispetto alle altre due, ovviamente. With respect to the other two. E
in alcune tradizioni sono considerate utili quando vuoi fare un'azione più fisica con le nostre dita. In some traditions they are used when you have to make a more strong pressure, a more strong movement. No, not strong, more physical. Physical. Se voglio lavorare su quello fisico. If I want to work physically. Esatto. Mentre la nuvola e mignolo, che sono più delicate. While the ring finger and the little finger are more delicate. Più su queste azioni tipo psichico. They can be used in a more psychic work. Diciamo di avere che una persona arriva a mal di testa, ad esempio. No? If I have a person who has a headache. E sento che qualcosa legato a qualcosa di più fisico, magari perché ha mangiato troppo la sera prima. Yeah. And for instance, I feel it's something more physical, because maybe he has eaten a lot during the previous dinner. O ha preso un colpo di freddo. Or maybe he took some cold outside. Okay. Allora tendo a usare più queste due dita. Then I prefer to use the two more physical fingers. Per le mie pressioni, per le mie stimolazioni. Okay? Supponiamo invece che una persona abbia un mal di testa perché ha litigato con qualcuno o perché si è spaventato. If a person has a headache because he quarreled with someone or maybe he had some fear. Allora uso di più queste dita più sottili nella stimolazione. Then I will use the other two fingers which are more subtle. E se non so esattamente qual è la condizione, il ci va sempre bene. And if I do not know the condition, then the thumb is always good. Pollice può comunicare con tutto. Okay? Because the thumb can communicate with everyone. Yeah, we have a question, a couple of questions. Would you like to answer? Yes, this is not the first one. Yeah. Allora, ci sono un paio di domande. Daniela. Hi, Daniela. Great to have you in the Congress here. I would like to know where you put the hara, because we emphasized with this exercise the, you know, the grounding, the head, and then the heart center. Daniela chiede dove è hara nell'esercizio che abbiamo fatto, perché abbiamo enfatizzato la parte di radicamento, la parte verso il cielo e il petto, e Daniela voleva sapere dove si trova hara in tutto questo. Hara è legato alla prima parte, quella del radicamento. So hara is related to the first part, to the grounding. Ah, I see. Io ho andato un po' veloce perché il tempo che abbiamo è limitato. I went a bit quickly on that. Right. Quando noi ci radichiamo nella terra e rilasciamo un po' le ginocchia, come ha fatto benissimo prima Cliff. When we are grounded to the earth and when we relax our knees, just like Cliff did before. Possiamo notare che anche il bacino si rilassa. We can see that also our pelvis is relaxing. E questo è la zona dove c'è Hara. And this is the zone where Hara is placed. Quello che in medicina cinese è chiamato il Dandian inferiore. Okay. And in the Chinese medicine, this is called the lower Dandian. Lower Dandian. Okay. Yeah. Okay. Okay. So the other question we had. L'altra domanda. Viviana. Da Viviana. She wants to know, how can we develop this grounding while we're doing the shiatsu? So it's one thing when we're standing up or sitting, but then if we're actually doing shiatsu, how do we develop the grounding? Allora, quello che voleva sapere Viviana, mentre facciamo il nostro shiatsu, come riusciamo a sviluppare questo radicamento? Va bene, l'abbiamo visto mentre siamo in piedi, ma voleva sapere nella posizione dello shiatsu. Nella posizione dello shiatsu, in un certo senso, è più facile ancora, perché la posizione dello shiatsu, soprattutto quella che sta assumendo Cliff adesso, a quattro zampe. So, in the shiatsu position, the one that Cliff is taking now, it's even easier to have grounding. The four legs posta, no? La posizione the four leg position.
Questa è la posizione normale degli animali. This is the normal position of the animals, for instance. Che dà molto grounding. Abbiamo quattro punti principali di appoggio. It gives a lot of grounding because we have four points where we are leaning on the earth. Okay. Poi noi come esseri umani. And we as human beings. Siamo passati alla posizione eretta. We came to the upstanding position. E abbiamo perso una certa qualità di radicamento. And we have lost in this a certain quantity of grounding. Ma abbiamo coltivato la possibilità di aprire di più il nostro petto, il nostro cuore. Because we cultivated the possibility of open up our heart. Perché l'animale guarda verso terra con il suo petto. Because in the animal, the breast, the heart is looking downwards. Okay, when you do that, then how do you connection with the heavens? I'm just interested. When we're here, we have the foreground, the four. Quando siamo qui, siamo radicati nei quattro punti che toccano terra. Mm-hmm. We have the heart here. Yes. We have the heart. Abbiamo comunque il cuore. Now my heaven is pointing the wrong way. It's pointing this way. A questo punto il mio cielo sta andando nella direzione sbagliata. Qui è dove se fossimo in presenza dal vivo sarebbe più facile legare tutto, ma ci provo. So if we were in presence it would be easier to explain, but I will try to explain anyway. But we are at the Clifford. Sfruttiamo proprio per questo. Yes, we use Cliff for this. Yeah. Allora, è vero che in questa posizione va verso basso il cuore, ma il nostro paziente, il nostro riceve lì sotto, quindi il nostro cuore va verso di lui. It is true that our heart is going downwards, but we have the receiver under our hands, and so our heart is going towards him. Yes, that's true. Per il problema di Clifford, oltre a questa zona della del capo. And for the problem of the heavens, so. Besides this zone, un altro punto molto importante dove entra l'energia del cielo è la base della nuca. And another point, a very important point where the heaven's energy comes in is at the basis of the of the head. Right. Okay. Right. E quindi nel fare shiatsu è importante che abbiamo tensione in questa zona. And so, while practicing shiatsu, it is important that we do not have tensions in that zone. Perché se abbiamo tensione in questa zona, connessa alla terra, ma perdiamo un po' radicalmente connessione con il cielo. Because if we have tensions in that zone, we are connected to the earth, but we lose a bit of connection to the heavens. Poi, ovviamente, anche nello shiatsu ci sono differenze di posizione. Se mi metto nella posizione dell'arciere. For instance, if there are also different positions in shiatsu, if I take the position of the archer, which one, like up and down, the one with the bent knee. Yeah, the lunge position, like this. Lunge. Yes. Okay. Yeah. Ho più questa connessione anche col cielo. I have more connection with the heavens. Ho meno radicamento nella terra. But I have less grounding to the earth. Non ho meno radicamento, ma è più facile che possa perdere radicamento. It is not that I have less grounding, but it's easier for me to lose some grounding. Sure. Okay? Ed è quello che a volte succede agli allievi quando si mettono in quella posizione. It is something that sometimes happens to the pupils, to the students. To the student. Yeah. When I'm learning shiatsu. Okay. While I'm teaching shiatsu, students sometimes lose their grounding. Yeah. Okay. That's very interesting. Yeah, that's really useful. I'm sure lots of people who are observing are probably doing what I'm doing, crawling around and exploring that. E questo è molto interessante. Sicuramente molte persone che ci stanno ascoltando saranno lì a quattro zampe cercando di fare esperienza.
Okay, Viviana, I hope you enjoyed that. That was a little mini workshop just for you. Viviana, spero ti sia divertita. Questo era un piccolo seminario dedicato a te. And we're back to the slides now. Torniamo alle slide. Ok. Ripeto, questo sono semplicemente dei suggerimenti a quale alcuni di voi possono prestare attenzione nella loro pratica shiatsu. Okay? These are just suggestions to which students in shiatsu can pay attention while practicing. Students, yeah. And practitioners, no? Oh. Practitioners also. Yeah. Non vuole essere si deve fare così, ma semplicemente it is not something. It is not something that must be done this way. Ma prestare attenzione a questi aspetti. But just a suggestion of paying attention to these aspects. Okay. E un ultimissimo ancora aspetto a cui volevo accennare, poi se c'è qualche domanda ora volentieri. And last aspect to which I wanted to take the attention to. Mm-hmm. E poi ripeto, poi lascerei spazio se c'è ancora qualche domanda, se abbiamo ancora qualche minuto, poi ce lo dice Clifford, se no potrei parlare di altre cose. And maybe if we have some other time afterwards, we can leave to place for some questions, or maybe we can talk about other things. Yeah, we're running out of time actually, we need to finish up quite soon. Non c'è molto tempo, non è rimasto okay. Molto tempo, dovremmo sbrigarci a finire. Quanti? 5 di? 5 minutes? Yeah, 5 minutes is okay. 5 minuti allora, va bene. Se andiamo all'ultima diapositiva. If we go to the last slide. Mm-hmm. Un altro aspetto è questo, nel momento meno tecnico qui, ma più di chiedersi che cosa attraverso la pratica sto facendo. This is another aspect which is less technical maybe, but it's a question we have to ask ourselves during the practice. Ok. Primo legato all'aspetto che abbiamo visto dell'accettazione del nutrimento. And it is connected to the aspect of welcoming that we have seen. Riesco a accettare quello che la mia mano trova? Do I tend to accept what my hand has found? Se c'è una tensione, se c'è una debolezza. If I find a tension or a weakness. O la pelle nervosa sotto le mie mani. Or maybe it's a bit nervous under my hands. O è spaventata. Or maybe it's scared. A volte le persone in certe zone sono spaventate perché è una zona in cui hanno sperimentato paura. Sometimes people are scared to be touched in some zone because in these zones maybe they have experimented fear. E riesco ad accettare questo. Questa è molto la qualità di contatto, di accoglienza della mano. Am I able to accept this? And this has to do with the aspect of welcoming in my hand. E cosa succede quando accetto? And what happens when I accept? Cosa succede a me e cosa succede alla persona che sto trattando? What happens to me and to the person I'm treating, to my receiver? Sento piacevolezza nel contatto, sento rifiuto al contatto. Do I feel pleasure in touching or do I feel refused? Fastidio e quindi mi allontano dal contatto. Maybe I don't feel comfortable, so I get away from the contact. E l'altro aspetto è cosa io voglio trasmettere con questo contatto. And the other aspect is what do I want to transmit with this contact? Che ovviamente è legato a quello che ho trovato in questo contatto. It is of course connected to what I've found in this contact. Ho trovato paura, do rassicurazione tranquilla. If I find fear, I can bring assurance. Ho trovato nervosismo, cerco di portare calma. If I find nervous, then I can bring calm.
o più fisico, ho trovato tensione, favorisco il rilassamento. It may be more physical. Did I find tension that I bring relaxing? E naturalmente anche questo rappresenta il contatto come comunicazione, naturalmente. This is represents the contact as communication. E dalla comunicazione sorta di dialogo. And from communication a kind of dialogue. Da un lato come sta cambiando la persona sotto le mie mani. On one side how the person is changing under my hands. E dall'altro come io sto cambiando attraverso il contatto con le mie mani. And on the other side how I am changing with this contact. E giusto per concludere questa conversazione, questa idea ancora un attimo del premere come un dialogo. And to get to a conclusion of this relation, I can take the conversation between the contact and the dialogue. Premere un dialogo a volte facile, a volte difficile, come nella vita. To press is a dialogue which is sometimes easy, sometimes more difficult, just like in life. E a livello profondo, secondo me, in a more profound aspect, non è tanto quello che facciamo. It is not what we do. Tecnicamente, intendo. In a technical point of view. Ma quanto riusciamo a sentire che le nostre mani possono nutrire e muovere. But how much we can feel that our hand can nourish and move. E nutrendo e muovendo consentire il fiorire della vita. And nourishing and moving allow the flourishing of life. Ok. Thank you so much. That gives us 10 minutes then for question and answers at the end. Grazie mille. Ci sono 10 minuti più o meno per domande alla fine. And Monica did ask this question. It's more like a statement, I think. She calls the thumb the emperor. Monica chiede se in questo caso si può parlare di un pollice come un imperatore. Sì, possiamo usare anche questa espressione. Yes. You can use that expression if you want. Anche fisicamente il pollice, da un punto di vista proprio fisico, amico, ha un mucchio di muscoli e di innervazioni, molto più delle altre dita. Because physically the thumb has many more muscles than the other fingers and also more nerves. Il pollice in un certo senso è il più intelligente delle dita. The thumb is the most intelligent of the five fingers. Mm-hmm. E poi ovviamente puoi pensare che il pollice è dove arriva il canale del polmone, almeno secondo la medicina cinese, secondo i canali di Matsunaga. No? Il pollice and arriva. In the thumb, the channel of the lung arrives, following Matsunaga's channels. E il polmone governa il chi. And the lung governs the chi. Okay. E quindi attraverso il polmone noi governiamo il chi. E il polmone è molto legato anche al portar fuori, alla comunicazione. The lung is also connected to taking out communication. Il polmone è legato alla pelle, quindi ecco tutte connessioni che ci danno importanza del polmone. The lung is also connected to the skin, so all the aspects that give us the importance of the thumb. Yeah, I've got a question, which is, have you got any, I know these are the strongest fingers, because you were saying these are more physical and these are more like emotional and... Yes. So, Cliff anche ha una domanda relativamente alle dita, perché diceva le prime due sono più fisiche, le altre due più psichiche. Sì. I was experimenting on myself, you probably saw me, I was experimenting on myself. Stavo facendo degli esperimenti su se stesso. Do you have any theories about the channels? I was thinking maybe this is where the heart channel runs. Se hai delle teorie sui canali, perché sì, effettivamente non le avevo toccate oppure che non ci fosse il tempo. Ma volentieri didn't say anything about this because he thought there was not much time
enough time to talk about that. Allora, ovviamente quando Masunaga, anche i canali delle classicamente indicati nelle gambe arrivano nelle chakra, quindi tutti i canali arrivano alla mano. So for Masunaga, all channels come in the hands. Ma nella tradizione classica, alla mano arrivano i canali legati all'elemento metallo e all'elemento fuoco. But in the classical Chinese tradition, the channels coming to the hand are the channels of metal and fire. And fire. E i primi due, polmone e indice, legati al metallo. So the first two, the thumb and the index, are connected to the metal. E le altre tre al fuoco. And the other three, they are connected to the fire. Fuoco imperiale o fuoco ministeriale, come viene chiamato. For imperial fire or ministry fire. Ok. Termini di canali, polmone, intestino crasso. So channels of lung and large intestine. Ministro del cuore o pericardio. Pericardium. Triplice riscaldatore, triple heater, triple heater. Cuore e innotenere. Heart and little intestine. Ok. Yeah. Small intestine. Per cui ad esempio anche nella tradizione dei mudra. And also in the traditions of mudra. I was thinking the same thing. Yeah. Stavo pensando alla stessa cosa. Yeah. Visto che Clifford è così abbonato del lavoro sul dita sul viso. So since Cliff is so loving this work on the face, io posso appoggiarli sul viso dando questo. Ad esempio, metto le dito modo. I can put the fingers on the face, putting the index and the thumb in this way. Creo una circolazione nel metallo. So I create a circulation of metal. E poi appoggio. And then I can lean. Le altre dita. The other fingers. Sto usando l'energia del metallo per andare verso il fuoco. So I'm using the energy of the metal to go towards the fire. Oh, that's a great idea. I'm going to try that. È un'idea eccellente. Adesso la proverò. Hey, we've got another question, but it's in Italian. C'è un'altra domanda in italiano. Yeah, here we go. The relation Earth-Heaven. Is with reference to heaven and earth or to my heaven and earth in the posizione fetale, in the position. Cerco di rispondere brevemente perché sarebbe un discorso molto ampio. It nella could posizione... be a very long long answer, but I will try and answer quickly. Okay. Nella posizione fetale, quello che a un certo punto fa il feto è di girarsi verso il basso. In the position the fetus. Fetal position. Fetal position. What happens is that the fetus will turn around at a certain point. With the head con la testa che va verso il basso. Head going down. So with the head going downwards. Yeah. Prima di uscire nel mondo. Before its exit in the world. E rappresenta, quindi è come se il cielo, so it's like heavens, che va verso la terra. Is going down towards the earth. C'è un rovesciamento. So it's an upside down position. Esatto. I see, yeah. E quando il feto esce e si avvicina alla terra. When the child comes out, it goes to the earth. E che cosa fa? And what does he do? Con il tempo, torna a connettersi con il cielo. It takes some time and it gets connected to the heaven again. Ristabilisce questa connessione. Questo un po'. So it gets this connection again. Mm. Brilliant. Yeah, I hadn't thought about that. That's absolutely right. L'idea è che la vita è un rovesciamento. No? The idea is that life is an upside down position. E perché nel momento in cui il bimbo, il feto esce, because in the moment that the child comes out, incomincia a vivere. He starts to live. E quindi inizia a consumare la vita.
And so it starts consuming life. No? Ecco, il ciclo di generazione è il rovescio del ciclo di generazione. And this is the cycle of generation and the opposite about the cycle of generation. The opposite of generation. The reversal. Brilliant. Fantastic. Okay. Okay. So we've just got, this is actually not really a question. It's really a more of a statement from Pierre. Great to have you on the Congress, Pierre, by the way. It's been a long time since we've met. C'è un'altra, un'altra domanda, non è proprio esattamente una domanda da parte more di Pia. A feedback. È un feedback. And she says, I think acceptance is a gateway to self-acceptance. That is often missing. Problems or symptoms want to be integrated into a family, not isolated. And thank you for this insightful presentation, which I thought was a great way to round it off. Pia dice, penso che l'accettazione è una scappatoia verso l'accettazione di noi stessi, quello che spesso è mancante, i problemi, i sintomi, no, I don't see it anymore. Ma sei sicura gateway scappatoia? Sorry, I took it off a bit too quickly. Forse, there. forse gateway è via principale, credo. Ah, un'apertura, perciò. Esatto, esatto. Un po' di scappatoia, sì, esatto. Mm-hmm. I'll copy it back into the chat. Okay. I took it off a little bit too quickly. Ecco. Sì, comunque due cose su questo, sì. L'accettazione della persona non è diversa anche dall'accettazione di se stessi. The acceptance of the person is not different from the acceptance of ourselves. È difficile che possa accettare molto bene quello che trovo nella persona se non accetto quello che è in me. It is difficult for me to accept what I find in another person if I don't accept what I find in myself. Absolutely, absolutely. Okay, well, thank you so much. It's been a fascinating hour. I've really enjoyed it. Grazie mille, sei stata veramente un'ora molto affascinante. And I mean, I got a free tutorial from you, which was great. Sarebbe bello avere un tutorial da te.